vi dimostro ora perché sottomettersi alla forza degli altri ed amarli è sommamente ragionevole. Se Dio, l'assoluto essere, si è crocefisso nei limiti determinati in ogni vivente, si è sottomesso alla forza di ciascuno di noi e ci ama come figli, parte della sua stessa sostanza, sia quando appariamo buoni, sia quando cattivissimi, arriviamo a negare la sua stessa essenza e lo bestemmiamo, facendo con ciò una cosa assolutamente giusta e ragionevole. Dio infatti agisce così con una ragione assoluta. Desidera che il limite esista, per delimitare con esso poi un superamento assoluto, ma non ora che giaciamo nei limiti della vita. Accadrà quando, dopo la morte, sorpasseremo i limiti del nostro personaggio e potremo gioire del bene che oggi è stato inserito negli altri personaggi della Divina Commedia scritta da Dio. Gioiremo nei limiti della fede nel bene che abbiamo idealizzato ad uno nel nostro assoluto, personale e libero esercizio del cosiddetto e vero nostro libero arbitrio. A ogni anima di Dio, crocifissasi nei limiti del nostro io, sarà consentito di far sì che quella croce assunta in ciascuno di noi sia alla base di una gioia infinita, vissuta in tutto il prossimo e nei modi esatti di quella personale fede che ogni anima ha liberamente assunto come propria. È la fede personale che salva ogni anima di Dio dalla croce ora assunta. Ed è sommamente ragionevole che ciò sia per sempre, ma solo sulla base ben delimitata di una vita già tutta ben definita. Chi vuol salvare questa vita già ben definita tutta, in tutti i dettagli, non solo lotta contro l'impossibile, ma anche, volendo evitare di abbassarsi per un tempo ben delimitato, incrina il suo assoluto ed eterno risollevarsi per un tempo infinito ed indeterminato. Pertanto, quando Gesù dice: il mio sale sta nel concedere anche il mantello a chi vorrebbe strapparti la tunica, sta nel lasciarsi togliere tutto dai cosiddetti nemici ed amarli, dice una cosa assolutamente ragionevole, ma solo nella verità di una vita eterna che ci sia e sia libera dopo la morte, essendo invece ora non libera ma assolutamente determinata. Possiamo confidare in questo superamento ideale della morte, perché già ora lo abbiamo superato. Infatti, il nostro apparente andare verso il futuro parte da un futuro già in atto che è retrocesso verso questo ora in cui esso non è ancora osservato. Quindi, se alla base del nostro essere divenire c'è quel divenire a rovescio che va verso il passato, e questa è la verità del nostro spirito, questa verità agirà per sempre fino a portarci nel principio assoluto di Dio.